Benché priva di Badiani, Frustalupi e Rognoni, la Pistoiese è esordito al Sant'Elia mostrando di voler far risultato contro il Cagliari. I primi pericoli infatti sono stati percorti, che al settimo dall'inizio deve distendersi in tuffo per agguantare questo tiro di Chimenti. Passa un minuto ed è il Cagliari ad andare in gol, cross dalla sinistra di lui, autorete di Borri. La segnatura demoralizza i toscani che al quattordicesimo subiscono il secondo gol. Pilas ruba la palla a Zagano, supera Benedetti e invano accorrono Berni e Di Lucia. È il 2-0. Sino alla fine del primo tempo la partita cala di tono. I due portieri avranno pochissimo da fare. Nella ripresa altro exploit della Pistoiese con Chimenti a 45 secondi dall'inizio e Longo Bucco a salvare in angolo. Al terzo questa risposta di Selvaggi. Quindi due minuti dopo, su cross di Longobucco, Mascella interviene in tuffo, precedendo Pilas. Tredicesimo, si rifà viva la Pistoiese, svarione della difesa del Cagliari, Chimenti gira al volo. Corti interviene, il portiere rossoblù si ripete al sedicesimo, uscendo sui piedi di Benedetti, lanciato verso la porta cagliaritana dopo il servizio di Paganini. Quindi al 21esimo e al 28esimo le altre due azioni degne di rilievo, con Pilas e Selvaggi protagonisti. È ancora bravo Mascella a sventarle entrambe.